Buongiorno professoressa Carraro, siamo con la preside dell'Istituto Marconi che è già da qualche anno che partecipa all'Expo Scuola con molti progetti all'interno di molte iniziative. Volevamo chiedere alla professoressa Carraro cosa quest'anno il suo istituto propone, in cosa si è dedicato maggiormente e quali sono le novità anche per quanto riguarda la didattica o la preparazione degli stessi docenti in materia di tecnologia. Senta, allora partiamo un po' a monte. La voglia di rinnovamento è sempre stata molto presente e il mio modo di lavorare è sempre stato quello di lavorare all'interno, assieme, fra le varie componenti, quindi non solo docenti ma anche tutti gli altri, e all'esterno con più soggetti. Questa è la regola. Sono contenta perché in questi anni, dopo molte fatiche, vediamo realizzarsi qualcosa di campione per il resto d'Italia. Cito solo qualcosa, per esempio la sicurezza. Noi qui in Veneto, partendo da scuole capofila, abbiamo fatto delle reti, c'è la rete delle reti che si chiama Sirves, e noi trattiamo la sicurezza non soltanto per gli operatori, che è obbligatoria, ma anche per i ragazzi, perché deve essere una condizione di vita essenziale. E questo mi sta dando molte e molte soddisfazioni. C'è anche un progetto unico, perché è ancora campione per tutta Italia, con l'INAIL, uno dei soggetti che partecipa. Qui i protagonisti sono proprio i ragazzi. È unico nel suo genere ed è molto bello e spero che quanto prima venga esteso dappertutto, perché si tratta di sicurezza in costanza di alternanza scuola-lavoro, quindi per lo studente, per il docente tutor e per l'azienda che nomina un tutor. Questo è uno. Un'altra strada, bisogna un po' anche, a mo' di qualità, rendicontare quello che si fa. Quindi dal POF siamo passati al bilancio sociale. I primi bilanci sociali delle scuole saranno resi noti proprio il 19 di questo mese, a cura di Confindustria e Camere di Commercio e le scuole che li hanno presentati. Questa è una grossa novità. Poi, novità assoluta, siamo in presenza del riordino di tutta l'istruzione tecnica e professionale e anche dei licei. Io mi occupo di tecnico e professionale, tecnico in particolare adesso, quindi tutto quello che c'è, già da 3 anni l'abbiamo sperimentato, siamo usciti già con pubblicazioni sulle competenze e sulla certificazione che ormai è norma di legge. Dopo questo si partecipa a tutte le cordate possibili e immaginabili col Fondo Sociale Europeo, perché stiamo preparando gli anni, cioè il secondo biennio, terza, quarta e la quinta in uscita, con i profili in uscita. È stata una grossa manovra, non ci ha trovato impreparati e questi partecipano tutti. Se voi venite nello stand anche di Expo mi è molto cara perché dalla nascita ci sono, o anche in altre città in cui ci sono fiere, noi ci siamo perché diamo una mano, voi vedete che gli attori sono i ragazzi essenzialmente, poi i docenti e poi il personale non docente, però chi si muove sono i ragazzi. Però bisogna dare sempre e rincorrere quello che è nuovo, con molta semplicità. Le rivoluzioni non è mia intenzione farle, però la rivoluzione culturale direi proprio di sì, nel modo di fare. E trovandoci con insegnanti di varia età anagrafica, logicamente bravissime persone abituate a certe metodologie, ho trovato nella maggior parte grande sensibilità e voglia di cambiare. Quello che facciamo noi lo dobbiamo fare anche per il resto d'Italia. Io parlo con molta chiarezza attraverso dei consorzi in cui siamo legati a varie scuole italiane. Abbiamo a Roma l'altro giorno già concretizzato un piano d'azione per fare a mo' di gemellaggi il lavoro che si fa da parte di alcuni che sia via via anche patrimonio degli altri. Non ho niente da brevettare, è tutto a disposizione.